Eva, com'è nata questa idea? Allora, l'idea è nata da un incontro con Paola Sigi della Galleria Arte Espressione. Ci siamo trovate e lei mi dice che appunto questa collezione di carboncini, dove sono ripresi e disegnati delle danzatrici di inizio secolo, tra le quali Mary Wigman. E Mary Wigman era l'allieva più prestigiosa di Rudolf Laban, che è il mio maestro spirituale, coreografo e fondatore della danza moderna europea. Diciamo che l'incontro con Ela risale ormai a quasi un anno fa, quando ho inaugurato la mostra di Jungans, questo artista tedesco, nella mia galleria Arte Espressione di Milano. E con Ela abbiamo pensato che poteva essere importante ricreare, dare spazio a questi danzatori della MOPS Dance Syndrome. Dargli la possibilità di creare un nuovo spettacolo. Questi carboncini rappresentano, testimoniano un momento importante della danza, quando negli anni 20 la danza da quello che era una danza classica passa a una danza contemporanea, quindi a un movimento, al movimento del corpo, dell'anima, e queste figure riprodotte da Jungans hanno aiutato e l'hanno ispirata e così hanno dato luce a una nuova emozione. E quindi portare in trasposizione quello che noi vedevamo raffigurato sui carboncini in movimento. Quindi abbiamo fatto un lavoro di ascolto, di posizioni, di posture di questi carboncini per far salire l'emozione che queste posture, queste riprese di disegni trasmettevano. Mai hai scelto i ragazzi da? Ma questo è un lavoro che ho già iniziato quasi 10 anni fa. È stato un incontro con uno dei danzatori che avevo visto in uno stage e da lì è partita tutta questa grande avventura che si è sviluppata in una compagnia di danza. È difficile lavorare con loro? Per me no, è un lavoro molto gratificante, di scambio, di ricerca, di collaborazione, quindi possiamo veramente, trovare un'armonia, di lavoro e di creazione. Puoi anticipare un pochino la storia? Questo spettacolo l'ho intitolato Una carezza che giunge dall'universo, tratta i sacri misteri dell'universo, delle emozioni, di quello che siamo noi qua, che cosa ci facciamo. Quindi è una carezza, se si vuole, molto intima.